Grazie molto, grazie. Grazie. Tempi bastardi, tempi bastardi. La televisione fa miracoli, soprattutto di longevità. L'anno scorso, per i 50 anni della televisione italiana, niente, grandi commemorazioni, trasmissioni a tema, Mattatori, Mai Buongiorno e Pippo Baudo. A un certo punto della serata mandano un bel filmatone in bianco e nero, un cinegiornale dell'Istituto Luce, scorgo tra le immagini chi c'è. Mai Buongiorno e Pippo Baudo, ancora loro, non mollano la presa neanche con l'artrite, non li scrosti via neanche con l'alticalcare. 50 anni di televisione e per la situazione catodica non è successo nulla. Mai Buongiorno c'era, Mai Buongiorno c'è. È come se il Presidente del Consiglio oggi fosse Alcide De Gasperi. Mai Buongiorno, sulla tomba di Mai Buongiorno ci sarà scritto: ho scelto la cassa numero 3. La televisione rende immortali, c'è gente che comincia e non smette più. Mirigliani, il patron di Miss Italia, il mulla, il guru, l'organizzatore a vita di questa fiera dell'italica gnocca sintetica. Quanti cacchio di anni ha Mirigliani, sto vecchietto libidinoso con l'occhietto spermatico? Quanti cacchio di anni ha Mirigliani? È così dal 1959, io l'ho sempre visto così. Mirigliani è eterno, 3.000, 4.000 anni fa, ai tempi dei faraoni, Mirigliani era già lì in mezzo alle piramidi che ravanava, organizzava per Tutankhamon Miss Cammella Bagnata. La televisione è incredibile, è incredibile. La televisione oggi, la TV parla di se stessa, la TV si parla addosso come i matti. Cioè in televisione, la televisione si cannibalizza, no? È come se uno andasse al ristorante e ordinasse il suo avambraccio con le patate. La televisione di oggi è a livello di una velina media, sa solo parlare di se stesso. Un po' sul modello di Marzullo, si faccia una domanda, si sia una risposta, e già che c'è, aggiungo io, si mandi a fanculo. La televisione è incredibile e succedono delle dinamiche in televisione che sfuggono all'umana comprensione. Per dire, la coppia Costanzo De Filippi, non solo dobbiamo cuccarcela a pranzo, cena, merenda e colazione, mattina, pomeriggio e sera, dobbiamo beccarci anche le loro creazioni. Costantino, questo personaggio che limita la sua intelligenza alla digestione. Costantino, la prova provata che in televisione si può diventare qualcuno avendo le stesse qualità artistiche di un fungo cutaneo. È TV, e la TV è questo, e la TV è non solo, dal momento che è proprio questo, come se ciò non bastasse, la politica ci mette becco. A Berlusconi non piace Santoro, via Santoro. Non gli piace Luttazzi, via Luttazzi. Non gli piace Enzo Biagi, via Enzo Biagi. Io mi auguro che per il bene di noi italiani continui a piacergli la gnocca. Buio!